Un minuto di storia con Padre Pio da Foggia, in particolare dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Foggia, che in questo periodo di quarantena, stanno ospitando queste nostre puntate dedicate al minuto di storia con Padre Pio. Oggi vogliamo raccontarvi cosa accadde il 9 aprile del 1946. È lo stesso Padre Agostino, direttore spirituale di Padre Pio, a raccontarcelo, perché Padre Agostino scrisse una serie di diari che poi vennero pubblicati e che oggi tutti voi potete anche consultare. Cosa raccontò in questa giornata? Padre Agostino racconta un episodio straordinario che riguarda una persona di San Giovanni Rotondo. Beh, era andato a trovarlo qualche giorno prima un certo Nicola Pazienza. Nicola Pazienza abitava di fronte al luogo dove si affaccia la cella di Padre Pio, dove attualmente oggi vediamo il grande sagrato della grande chiesa di Padre Pio. Beh, lì di fronte abitava Nicola Pazienza con tutta la sua famiglia, che lui descrive come un vecchietto di una bontà e semplicità non ordinaria e lo ritiene una persona abbastanza attendibile su quello che descriveva e raccontava. Perché? Che cosa aveva visto da quella finestra? Beh, aveva visto qualcosa di straordinario. Infatti lui raccontò che qualche mese prima, d'estate, quando lui era disteso sull'aia, quasi a riposarsi, e il suo sguardo era diretto al convento, quindi direttamente sulla finestra di Padre Pio, verso tarda ora perché faceva caldo e quindi si poteva stare fuori all'aperto, lui dice che di sera, ad un certo punto, vide la cella di Padre Pio illuminarsi e da questa luce riusciva a capire e a vedere la stessa sagoma di Padre Pio in questa immagine luminosa. L'espressione di Nicola fu quella di dire: "Mio Dio, che sarà questo, il paradiso?" E fece questa sorta di esternazione, affermazione che poi lo stesso Padre Agostino riporta sul suo diario. Padre Agostino, dopo qualche giorno, scende, va verso casa di Nicola e si posiziona nello stesso punto in cui Nicola aveva visto questa grande luce provenire. Lui si è reso conto che effettivamente, dalle diverse angolazioni, lui vedeva benissimo la stanza di Padre Pio.